Ciao a tutti e bentornati ancora una volta sul canale del Pannocchia Company. Oggi, come episodio speciale, come avrete letto dal titolo del video, vi presenterò il mazzo che tutti hanno, tra virgolette, osannato e, tra virgolette, insultato, non insultato in modo cattivo, però nel senso avevano molti dubbi su questo mazzo. E a mia sorpresa tutti mi chiedevano: ma che mazzo giochi, che mazzo giochi, come funziona, dopo che hanno scoperto Amber End? Gente impazzita, gente che non sapeva cosa dire. E niente, adesso vi faccio vedere la lista, anche se se leggete Doppio Critico l'avrete già letta. E spiegherò le motivazioni delle carte che ho deciso di mettere, perché le ho messe e perché penso che sia meglio di Corrow. Allora, sicuramente Corrow Counter Blast 1 e possiamo cercarci una Perfect, un 8000, quello che ci pare. È una carta in più in mano, ma anche una carta in meno sul terreno. E soprattutto contro il mirror, diciamo, è molto svantaggioso quando ce lo ritirano di Gatling o, nel mio caso, con la Salamandra grado 0. Perciò lui rimane nell'anima, il suo lavoro lo fa e non viene spaccato. Comunque potete dire sì, la chain può missare, però io su 6 partite l'ho missata solo una volta, quindi entra sempre. Entra sempre, se sei bravo lo ce l'hai in mano sempre. E lui ti dà effettivamente una carta in più in mano, ok, che non si sposta, però ci dà la possibilità di aggrare avendo gli stand in un modo un po' più maggiore. Anche perché quando noi siamo in chain con il grado 2, lui quando attacca prende più 1000 di base perché c'è sotto quell'altro, quindi 10.000. Inoltre prende un più 2000 sull'attacco, e se l'avversario ha magari un grado 1 da 6 o 7.000, è stato sfortunato e non ha visto l'8, da 6 o 7.000, se anche io attacco di retroguardia e lui gira un trigger, arriva a 12, che è la stessa potenza d'attacco del mio Vanguard, e quindi deve comunque mettere scudi per pararlo, diciamo. Vabbè, penso che voi sappiate cosa faccia questa carta. Quando noi mettiamo sopra il grado 1 dei light, possiamo andare tuttora a cercare nel mazzo Dusk e aggiungerlo alla nostra mano. Poi passiamo ai trigger. Appunto, anche qua sarà un po' una sorpresa se non l'avete letto, e gioco il 2x di Monica e il 4x del draw effettivamente più forte che c'è per adesso, Gatling, Drago Artiglio Gatling, carta che ho usato infinite volte per tirare sia con Ro che Wingull dell'avversario. Niente a dire, 6 stand, scusate, 6 draw sono sempre d'obbligo, perché anche in difesa è una carta della Madonna. Poi il 4x, forse ormai uno del mio trigger preferito, la Salamandra di grado 0 che tutti schifano, ma effettivamente è fortissimo, soprattutto se partiamo per secondi, perché l'avversario dice: ah, sono già in vantaggio perché gli spaccherò io magari lo starter giocando contro Wingull. Invece io gioco l'Amber, non me lo spaccano. In più, quando io attacco posso giocare questa carta dietro, il mio Vanguard, attaccare, e se l'avversario comunque nella mano iniziale non ha magari uno 0 o tanti 1 da sprecare, perché comunque è un grosso meno che si vanno in mano, io facilmente posso rimescolare un trigger nel mazzo e in più spaccare lo starter dell'avversario. E poi altri 2 stand, perché volevo fare 6 e 6. Poi vabbè, neanche da citarli. 4 io, perché non posso capire chi non gioca io. Poi arrivati credo uno apposta, appunto per forza, perché sennò non si vede, il 4x di Daylight, carta che io quando la vedo dico: oh, che bello, ho praticamente la situazione in mano. Basta avere lui in mano e malligare anche tutto il resto, e per cercare, sperare di pescare un grado 3, se non si ha già in mano ovviamente. Se lo si ha già in mano, si malega tutto il resto e si pescano carte a caso, fa niente. L'importante è avere lui un grado 3, perché tanto il 2 arriva di sicuro. Altro effetto ovviamente che ha: si può scartare un carta quando viene messa in retroguardia, scartiamo un grado 3 e tutoriamo un Ambra di grado 3, che aiuta a scoltire il mazzo, non si girano i gradi 3 mentre si attacca e cose del genere. L'ho fatto un paio di volte, penso che mi sia tornato utile. E comunque un supportino da 6.000 sempre, non è questa cosa in supporto, però vabbè, è sempre un grado 1 che supporta.
vabbè, per forza, il 4 per delle per delle PG, anche perché non avendo Corro ho meno probabilità di vedermele in mano. E soprattutto, se abbiamo un grado 1 e un grado 3, cioè lui come grado 1 e un grado 3, e la PG, possiamo tenerci la PG, non maligarla, perché tanto il grado 2, la chain ce l'abbiamo già in mano. C'è la chain, tutta la successione di gradi, 1, 2, 3. Poi il 4 per di bar, che è la, penso, supportino di Kagero che c'è sempre, fa colonne grosse, e in più se non si ha daylight abbiamo un'altra possibilità di avere l'8000 durante il turno dell'avversario, e quindi di poter essere un po' più forti in difesa al primo turno. E poi c'è lui, che l'ho messo solo per fare la colonna 18 quando non ho di end in Vanguard, che lo metto in introguardia, 11 più 7 18, solo per quello. Poi arriviamo ai credit 2, abbiamo il 2 per di Dusk Drago Ambra, che come vi ho spiegato prima, quando attacca prende più 2000, e se c'è il grado 1 nell'anima prende più 1000, quindi 12 quando attacca, supportato da barra, secondo turno è una colonna da 20. Poi, carta teccissima, io vi giuro la adoro questa carta, Teias Colpo di Viverna. Teias Colpo di Viverna mi è successo, ho avuto molte occasioni di giocarlo in Vanguard al posto di Dusk, se in mano avevo di end, perché soprattutto contro Majesty noi andiamo ad attaccare direttamente Wingull, e in più non facciamo, magari se attacchiamo anche con la retroguardia, facciamo un danno e lasciamo un danno, lasciamo l'avversario a un danno, e quindi il turno dopo, che giocherà ovviamente Blaster Dark in Vanguard, non potrà andare ad attivare il suo effetto e ritirarci una carta perché ha solo un danno. Carta veramente fortissima, anche perché sempre contro Royal, giocata in retroguardia, toglie quei supporti fastidiosi a Palamides o altre retroguardie che non vogliamo far ittare. Poi il 4 per del 10.000 ignorante, aiutato dal 3 per del 10.000 ignorante poco studiato, che vi consiglio di non giocare mai in Vanguard, ma sempre in retroguardia. È solo per avere tanti bittoni da 10.000 che possono colpire l'avversario. Non gioco il Burning Gorn, ovviamente, perché non ho l'autopair degli Overlord nel mazzo. Quindi se io ho il Drago Ambra grado 3 come Vanguard, lui è un 9.000 di merda e non fa nient'altro. Non gioco neanche Berserk perché appunto preferisco mettere più pressione, cioè preferisco tenermi Counterblast per attivare o Ambra grado 3 o The End in caso, perché Ambra comunque, anche se soffre tanto da PG, è vero, ha l'obbligo di pagare l'effetto prima della dichiarazione di scudo del nostro avversario, costringe il nostro avversario magari a giocare subito le PG dalla mano, e quindi non averli in mano verso la fine, quando magari ha 5 danni e vorrebbe parare sul sicuro con una perfect. Ovviamente il 4 per di Eclipse Drago Ambra, carta che io ho sottovalutato tantissimo all'inizio e ho molto rivalutato, appunto l'ho portata alla nazionale, che da retroguardia effettivamente non fa nulla, quindi molti mi hanno detto ma prova a mettere il draconico normale che in retroguardia è un grosso, perché un 11 in più con gli stand il suo effetto è molto forte. Però non volevo perdere il senso del mazzo e ho voluto tenerlo dentro, perché appunto pagando un doppio counterblast, soprattutto anche contro una nettare, dopo vedrete una partita che abbiamo fatto, contro una nettare che è un mazzo che rusha molto all'inizio, possiamo andare a spaccare i pezzi perché ha meno carte in mano. Ovviamente se abbiamo di end in mano, o magari il 2 perdi di end in mano subito, giocherò sicuramente l'Ambra in retroguardia e renderò di end, perché di end è comunque più forte di Ambra, non posso dire nulla. E niente, questo è il mazzo, e so che molti magari diranno che effettivamente non è un mazzo me, però vi consiglio di magari provarlo, perché molta gente che me l'ha visto si è sorpresa, l'ha provato, l'ha testato, e effettivamente un mio caro amico del GA Simone ha detto sei un genio perché hai pensato a sta cosa, e ci siamo messi spiazzati perché l'abbiamo provato. Effettivamente è molto stabile, fa molta paura all'avversario, e gli stand in questa versione sono molto più utili che i critici.
Ultima cosa da dire sugli stand: molto spesso, giocando anche con Marco magari, sia in torneo che in amichevole, è una cosa molto forte girare stand invece di critico magari l'ultimo turno, perché il mio avversario prende il primo danno, poi ha PG carta caso, PG carta caso, PG mi para di end, posso girare 18 miliardi di critici, ma l'altra retroguardia viene comunque parata da un'altra PG. Se invece attacco di retro, lui prende 5 danni, attacco di Vanguard, PG, giro uno stand, io ho altri due attacchi, e se lui ha un'altra PG in mano, tra virgolette, si incula, perché io ho un attacco in più, soprattutto se ho fatto la classica combo, diciamo, la cosa che uso io di attaccare non supportato nella speranza di girare uno stand e di fare una colonna bella grossa, perché effettivamente il nostro avversario, il primo attacco, diciamo che il primo attacco del turno lo subisce comunque, perché preferisce tenersi gli scudi appunto o per Amber o molto più per The End, perché non vuole far settare. Se noi andiamo a colpire con una guardia non supportata, è vero che l'avversario gli basta meno scudo per pararla, ma se la vuole parare dopo va meno scudi per parare The End, quindi il danno lo prenderà comunque, e che io supporto o che non supporto, quel danno l'ha fatto, fa comunque un danno anche se è supportata. Se io sono fortunata a girare stand la retroguardia, più 5.000, quindi stand end 16, supportato anche da una schifezza di 6.000, arriva a 22, che per pararlo serve 15.000 di scudo, e se mi para tutto di end non può pararmi le altre due retroguardie. E spero di aver spiegato in modo esaustivo i vari dubbi, i vari ma perché non giochi con Raw e ma perché non giochi critici. Volevo spiegare che non ho portato questa lista per non sbalordire, come hanno detto nel podcast di Doppio Critico lunedì sera, loro hanno detto che, cioè, hanno presupposto che io l'abbia portato per sbalordire l'avversario a discapito della forza del mazzo. Non è così, perché, tra l'altro, ciao, saluto. Non è così, ma ho deciso di portarlo perché l'ho testato per oltre un mese, all'inizio per scherzo, perché volevo vedere com'era, e mi sono accorto che in un mese io veramente ho perso solo 3 partite, 4 forse, in penso 8 tornei che ho fatto, compreso il torneo, la fine di Ska. E vi giuro che provatelo e sarete anche voi sbalorditi dalle meccaniche di questo mazzo. E se tornassi indietro, penso che lo porterei esattamente così a nazionale. Se tornassi indietro, penso che lo porterei esattamente così, senza fare nessun'altra modifica. È veramente un mazzo di cui sono orgoglioso e mi è molto piaciuto come ha giocato, nonostante abbia perso qualche partita. Ciao a tutti, oggi a fare il commentary sarò io, perché mi avete chiesto di fare una partita con Amber End, e allora sarò io a farvela. Vabbè, Marco gioca non ettere, io gioco Amber End e andiamo a pescare 5 carte. Abbiamo deciso di fare questa cosa appunto perché mono partita, così per farvi vedere un po' come girava. Andiamo a cambiare le carte. Ecco il tiro del dado, e nonostante Marco ha fatto 19 e mi ha battuto, sceglie di iniziare per secondo, perché Neonatura è un mazzo che tende ad aggrare, quindi magari iniziare per secondo e piantare giù tutto serve un po' più ad azionare la meccanica del mazzo. Ovviamente il mio bellissimo Yel in mano c'è sempre. Ok, raidato il grado 1, posso andare a prendere il grado 2 e quindi avere già una carta in più in mano. Marco invece pesca e decide dove mettere il grado 0, che ricordiamo, se colpisce quel grado 0 può andare a tutorare un grado 1 nel mazzo con Gene nel nome, la sua evoluzione di grado 1, e schierarlo tappato in una retroguardia. Però molto probabilmente non ha un supporto decente, quindi decide di lasciarlo dietro il Vanguard e prende un danno. Ora
Ok, redato Amber, ricordiamo che Amber in quel modo è un 12, quindi visto che Marco sul terreno avversario ha un 7, anche se lui dovesse triggerare una carta, un trigger ora, io potrei attaccare tranquillamente, che tanto Marco deve comunque parare, ma non è stato così e para di 10. Devo girare un trigger, infatti innesco un trigger e sono già 3 danni all'avversario. Marco pesca una carta e pesca di turno e raid al 10.000 e inizia a sciamare un pochino. Ricordiamo che Ananas deve avere 4 retroguardie sul terreno, quindi ora sono degli 11 che possono attaccare qualsiasi cosa, mantengono il suo potere. E non innesca nulla. Invece a me fa un danno di anni e danni come sempre. Decido di molto spesso mi ritrovo a parare molto le retroguardie, perché giocando gli stand sono molto utili. In questo caso no, perché avevo, cioè, se si hanno molte retroguardie, come in questo caso di End, che preferisco non ho la copia, magari preferisco giocare in retroguardia e attivare l'effetto di Amber, che contro Neonettere è un effetto abbastanza molto grosso, devo dire. Vediamo che l'8000 attacca l'8, Teias comunque carta sempre fortissima, e con un 17 attacco il Vanguard dell'avversario, che decide di non parare perché non può parare, e quindi andrò a distruggere 2 carte sul terreno dell'avversario. Marco non rivela niente e in questo caso ho sbagliato, perché doveva essere un 16 ma ho detto 11 e l'avversario me lo para con un 5, ma poco conta, errori che si fanno. L'avversario decide di, Marco decide di raidare la Thrilling Rose, carta bellissima, io la adoro, che se dovesse colpire tramite un Persona Blast ha la possibilità di praticamente rifare una colonna. Infatti vediamo che attiva l'effetto, io prendo un danno, e può guardare le prime 5 carte del mazzo e schierare fino a due neonettere sul terreno e creare una nuova colonna, o in questo caso dividere le due carte, perché la grado 3 in retroguardia può comunque colpire da sola il mio Amber di grado 3. Infatti vediamo che come primo attacco andrà a colpire con il 12, io non innesco nulla, e con un 10.000 supporto di un 8 mi attacca Teias, ovviamente andrà a morire male perché non si sprecano scudi su carte così basse di costituzione. Vado ad attivare ancora una volta l'effetto di Amber End, sapendo cosa ha girato l'avversario, e vediamo che attacco con la retroguardia perché non voglio far attivare trigger sul Vanguard per evitare che diventi più grosso da parare. Infatti Marco subisce ancora stand, quindi di End diventa un 16 e andrò ad spaccare altre 2 retroguardie. Ragazzi, vi giuro, l'effetto quando entra è veramente fortissimo, soffre infinito da PG ma quando entra è veramente forte, e Marco va a difendersi un po' da tutto. Ora la Trailing è l'unica carta sul terreno, quindi se non mi sbaglio è pure un 9 e non va a girare nulla, quindi più o meno penso che sia il turno finale. Infatti vado a schierare anche in questo momento il terreno pieno e attacco senza supporto, perché comunque ha 5 danni e deve comunque parare, e se io adesso dovessi girare uno stand avrei una colonna ancora piena da 21.000 d'attacco. Giro doppio draw, sempre forte, ma l'attacco era già passato.